Alcune misure sono condivisibili, come l'ulteriore potenziamento dell'assistenza domiciliare e della telemedicina, altre sono incomprensibili, come il taglio dei posti di terapia intensiva, altre ancora rischiose, perché potrebbero lasciare indietro le regioni meridionali. E questo è il giudizio della Fondazione Gimbe sulla revisione della missione salute del PNRR richiesta dal governo e approvata nei giorni scorsi dalla Commissione europea. La nuova versione, ricorda Gimbe, taglia rispetto alla formulazione originaria 479 strutture territoriali così divise: 312 case di comunità, 120 centrali operative territoriali, 47 ospedali di comunità. Si rinuncia inoltre a 25 interventi di antisismica, un intervento inevitabile per l'aumento dei costi di realizzazione di opere preventivate in era prepandemica e antecedenti la crisi energetica, dichiara in una nota il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Tuttavia, se ad essere espunte saranno le strutture da realizzare ex novo, saranno prevalentemente le regioni del centro-sud a essere penalizzate.